prima schivata. Gumpu, Gino, è interessante quando la testa è girata. Ecco che allora la tecnica viene. Capite cosa vuoi? Quindi scaffale è molto interessante perché mentre tira giù, così, bam! Quello di essere costantemente attaccato alla persona, costantemente molto bene, semplice, sembra un movimento fondamentale. Prima schivata, gumpu, ginocchio, riva, c'è questo che c'è uno scontro oltre di lui e ti alzo, bam, merda, hai capito? Ancora, prima schivata, gumpu, ginocchio. Al primo arriva, non aspettiamo il secondo, abbiamo stabilito il contatto, faccio una cosa molto particolare, vado oltre di lui con tutto il peso del corpo, piano perché forse più cose per il corpo, quindi sono qui, non faccio altro che fare un passo avanti in gumpu. Si dice che è come se lui non ci fosse, il braccio mi rimane qui aderente a me, chan e nian. Lassù, questa cosa qui, il braccio addirittura lo tengo con la terza mano, ok? È proprio una mano, io sto qua, non è che sono entrato in contatto, ti ho preso, sei mio, capite qual è l'idea, no? Qui c'è il braccio, lui potrebbe agitarsi, potrebbe darmi una gomitata, glielo tengo addirittura io, non aspetto che lui faccia qualcosa, quindi siamo sempre qui, questo lo conosciamo, è la prima schivata. Subito come se lui non ci fosse, guardate, non mi interessa neanche che cos'ha, vado proprio avanti con l'altra gamba. Lo capite che questa è un'invasione interessante. E qui purtroppo, in questa posizione, basta alzare il ginocchio ed è finito. Perché lo abbiamo come mangiato, e qui proprio la mantide, che tra l'altro la mantide mangia dietro. La sua preda non la mangia dal davanti, il maschio dopo l'accoppiamento li mangia qua, lo comincia a mangiare da qui. Non è bella, è brutta. Difficoltà perché dico, a Dante ha detto di far così, no, perché tanto arriva un pugno con l'altra mano. Non è così. La cosa importante è che io vado oltre di lui, poi chiudo con la testa. Vado oltre di lui, poi chiudo con la testa. È da fare, ogni volta che si alza una gamba si può anche abbassare. Ogni volta che si alza una gamba si può anche abbassare, qui viene molto bene. Non ha funzionato la prima, funziona la seconda, no? Funziona la seconda sulle gambe. In questo caso mi è più comoda quella. Chiaro. Qui. Se il viso, al posto di andare dritto, va di là, può succedere benissimo che lui sterzi da questa parte qua. Sono qui, schivata, arriva il viso di là. Qui c'è una tecnica tipica, sempre la testa, sempre il gomito, il famoso go-to, pian piano, merda. Il famoso go-to. Se lui mi guardasse non mi viene così bene. Come hai fatto questo? Sì, sì, sì. Quella di la solita, quella che facciamo anche in mangiare. Se lui sta dritto, non viene mica bene, viene di forza, resistere, non darmi la vita. Viene di forza, ma io magari gliela faccio perché gli do un calzone. È interessante quando la testa è girata, ecco che allora la tecnica viene. Capite cosa vuol dire? Non possono fare i fuochi. Ah, è questo che è interessante, testa, corpo. Questo qui lo fa proprio l'amante dei ragazzi. Questo è proprio da Tao. Questo è proprio come fa la Tao. Questa qui, è questo che è importante. Dopo, questa è una conseguenza qui. Lo tengo, però è chiaro che... Questa è una buona tecnica. Anche quando si è in lotta, non posso fargli questo perché lo sport non vuole. Questo non si può fare nello sportivo perché può far male al collo. Come glielo faccio? Sulle spalle. Fare questo nello sport non posso fare. Lo posso prendere per il naso, non posso metterlo negli occhi. Dove glielo faccio? Sulle spalle. Spalle, e gli faccio la tecnica uguale. Tutto lì.
Abbiamo visto, mano subito lì, arriva. Ma se metto spalla, ah, interessante, una grande protezione, subito lì. La spalla è un grande mondo, grande potere però anche da parte sua. Riconosce la porta esterna dalla porta interna, mica roba da poco. Roba semplice, non sto dicendo, guardate. Non sto colpendo adesso, sto facendo, potrei fare tante tecniche complesse. Uno, io adesso mi voglio basare su una cosa di una semplicità estrema. Sette stelle, ancora. Sette stelle nella mantide religiosa, è molto usato anche per chiedere come si peste. Se sono sopra di lui tutto, lui toglie dietro il piede e mi fa anche cadere. Devo tenere il tallone appoggiato e su di lui, in modo che strappa. Ce la fa ma fa fatica. Quindi, tallone appoggiato e per non essere cattivi, per non dargli solo stringere la spalla. È una crisi, sembra una scemenza, ma nel combattimento, il maestro cosa dice Zulu? Tu fai tallante. Hai sempre queste posizioni qua, usa. Facci vedere che fai talanga, non che fai talanga poi quando fai combattimento fai sandà o kickboxing, no? Fai vedere che fai talanga. Tu fai tai chi. Ai e ma fen song, usalo. Cosa serve questo? Fallo vedere, cosa serve, no? Lui dice così, ma dice sul serio, lui vorrebbe vederlo. Dai praticanti di tai chi, quando fanno il ma fen song o da chi fa talanga, tutte le varianti di sette stelle, Momeiz, eccetera, Mupujao, no? Dovrebbe essere bello fare al secondo, si peste il piedino e si spinge la spallina. Questo è un esercizio, non sta neanche colpendo. Spesso questo, ah no, più no. In realtà vedete, spesso questo. Pugno scaffale, no? Destro, sinistra, va. Pugno scaffale è molto interessante perché mentre tira giù, così, BAM! Quindi al blocco normale ha sempre il senso di squilibrio che già conosciamo, ma accompagnato da un mazzocco sul corpo. Sì, questo è proprio fatto così anche in tavolo, fanno anche molto basso. Quando vedete questo sapete che cos'è, cosa serve. Tiene fermo. And it don't mean a thing if you don't subscribe to me.